La mia buona notizia è che un sistema sta crollando in questo momento, quindi il fatto che ci sia una crisi a livello politico, a livello religioso, una crisi dal punto di vista economico, è tutto quanto positivo, ripeto, è tutto quanto positivo perché questo ci serve a iniziare ciò che stiamo preparando. E ci tengo a sottolineare ciò che stiamo preparando, perché anch'io sono fra quelli che stanno cercando di preparare quello che verrà dopo la crisi. Quindi non vi lasciate spaventare dalla crisi e non vi focalizzate sulla crisi, cominciate a focalizzarvi su ciò che c'è dopo. Questa è la buona notizia, sta finendo il vecchio.